Lezione numero 10, benvenuto, un caloroso benvenuto a tutte le persone che partecipano e anche a chi ci seguirà. Abbiamo visto, sono in tanti a seguirci poi in differita, i vantaggi del web. Do il benvenuto alla nostra relatrice, Antonietta Potente, che abbiamo scelto per aiutarci in questa lezione. Parlavo poco fa del corso. Il corso, come sapete, lo abbiamo incentrato quest'anno sugli ambienti in cui l'uomo opera e vive. E come sottotraccia contiene il modo in cui si sta, cioè la ricerca di una nuova etica che è alla base del rapporto tra l'uomo e il mondo. Quindi è evidente, specialmente in questa seconda fase del corso, è abbastanza evidente questa sottotraccia, e quindi è evidente anche il ruolo, il significato di questa lezione in particolare per il nostro corso. Antonietta Potente, teologa religiosa, dopo aver conseguito il dottorato in teologia morale, ha insegnato all'Università Pontificia Angelicum, alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, e poi in un percorso che mi permetto di osservare può essere inteso di vita e di studio, non scisso, ma ecco, è stata per una ventina d'anni in Sud America, in Bolivia, per la precisione, dove ha, oltre a continuare la sua carriera, diciamo, accademica, ha poi però partecipato alle vicende sociali, economiche, politiche in genere di quel paese, un paese particolarmente cruciale in quel contesto. Peraltro è stato oggetto, un piccolo passaggio, è stato oggetto la Bolivia di alcune vicende politiche recenti molto delicate. Ricorderete forse la destituzione, diciamo, di deposizione di Evo Morales e la sua sostituzione con la leader, diciamo, dell'opposizione, secondo uno sviluppo costituzionale un po' particolare. Giannina Nez è un personaggio pubblico che poi è stata in carica per un anno, poi è stata, credo, se ho capito bene, esonerata attraverso un processo. Ma insomma, quindi una fase molto delicata per quel paese, di cui appunto Antonietta Potente ha vissuto le vicende, ha accompagnato le vicende sociali ed economiche. Ricordiamo la guerra dell'acqua. In generale, il protagonismo del popolo indigeno della Bolivia, che poi anche è venuto in evidenza proprio durante il colpo di Stato del 19, quando poi i militari, io ricordo alcune scene, di cui magari la professoressa ci potrà parlare, della rimozione della bandiera indigena dalle divise, dagli stemmi ufficiali. Evo Morales aveva accompagnato la bandiera indigena rispetto a quella ufficiale. Poi, quindi c'è stato questo passaggio molto particolare, che non è singolare. Anche in Cile ci sono stati dei richiami alla dignità degli indigeni rispetto a quella che è la cultura tradizionale, istituzionale dei paesi. Quindi, il suo ruolo, il ruolo di Antonietta Potente, è stato molto, molto importante, proprio all'insegna di una spiritualità che lei poi come religiosa ha vissuto pienamente con le suore domenicane di cui fa parte, una spiritualità integrale, ecco, non scissa dalla vita quotidiana, proprio su questo tema di una vita spirituale non dissonante o quantomeno concordante con la vita pubblica, che è particolarmente significativa per noi questa lezione, perché anche per noi fondamentalmente l'impegno politico, l'impegno a servizio della formazione politica non è professionale, non è cinico, ma è pienamente vissuto. Quindi fa parte del nostro sentire, del nostro vivere. Quindi su questo terreno poi ci addentreremo, anche grazie a Lorenzo Negliani, che ha curato l'introduzione del libro, come al solito ce ne darà poi una
una sua lettura prima dell'intervento della professoressa Potente. Adesso gli cedo a questo punto la parola, ringraziando entrambi veramente per questa lezione, ringraziando la professoressa Potente per averci garantito la sua presenza. Vi ricordo la questione della privacy, naturalmente, se non volete, non avete voglia, a maggior ragione rispetto a quello che ci dicevamo prima, di comparire in video, è sufficiente che lo stacchiate. Grazie a tutti, a tutte, grazie. A questo punto cedo la parola a Lorenzo. Grazie Luca. Buona giornata a tutti, buona giornata in particolare alla professoressa Potente, suora Antonietta Potente. Questo testo, un bene fragile, dedicato appunto alla tematica dell'etica, è un testo datato, nel senso che risale a 10 anni fa, al 2011, e rimanda alle esperienze non solo di tipo teologico, ma anche alle esperienze vissute sul terreno da parte dell'autrice, che all'epoca viveva in Bolivia, appunto, come ha ricordato Luca. Insegnava, mi sembra, all'Università di Cochabamba e condivideva appunto la vita delle popolazioni boliviane, vita poco semplice, vita dura, vita complicata, ma nello stesso tempo anche una vita di persone che cercano di rimanere vive, per l'appunto. E questa è, credo, la questione fondamentale, perché la questione etica rimanda al rapporto fra gli esseri umani e se stessi, gli esseri umani e gli altri esseri umani, e gli esseri umani e il mondo che li circonda. Potremmo anche dire che la questione dell'etica, che ci coinvolge tutti i giorni, tutti siamo chiamati a fare delle scelte etiche più o meno ogni giorno, si è ripresentata brutalmente con l'esplosione della pandemia, che ci ha messo di fronte alcune questioni che abbiamo eluso per troppo tempo. La nostra responsabilità verso il pianeta, la nostra responsabilità verso chi ci è più prossimo e la nostra responsabilità verso gli altri abitanti del pianeta, quelli più lontani, che però abbiamo scoperto non essere poi così lontani a fronte di un minuscolo virus che si espande così rapidamente. Nel primo caso, quello della responsabilità verso il pianeta, il problema è quello dell'attenzione all'equilibrio ecologico, a quanto cioè lo sfruttamento intensivo e massivo delle risorse naturali abbia influito, ad esempio, sull'origine del virus e sulle stesse forme della sua diffusione, il cosiddetto spillover, per quale motivo è avvenuto questo spillover, le modalità in cui è avvenuto, perché si è riprodotto così rapidamente e quanto questo c'entra con un rapporto malato che noi abbiamo intrattenuto con l'ambiente che ci circonda. Nel secondo caso rientra la nostra risposta immediata alla crisi pandemica, ossia quanto siamo stati disponibili, quanto siamo stati e quanto siamo tuttora disponibili a fare, alterando e compromettendo il nostro stile di vita per un tempo non breve anche nelle forme di socialità più ovvie, a partire dal fatto che da mesi e mesi ci siamo appunto rassegnati a vederci in questo modo e non sappiamo quando sarà possibile, meglio, sarà probabilmente possibile a breve, ma se questa modalità non sarà costretta a durare in qualche modo, sia pure in forma alternata, con incontri di tipo tradizionale, in presenza, come suol dirsi, con una brutta espressione. Nel terzo caso rientra quanto siano estensibili le ragioni non tanto della solidarietà quanto della giustizia nei confronti del pianeta, degli abitanti del pianeta e nei confronti soprattutto delle aree più povere, pensando alla questione più scottante dei vaccini, che ormai sta diventando una questione non solo di potere economico, ma anche di potere in termini geopolitici, come è stato analizzato da molti, soprattutto per la contrapposizione che esiste fra vaccini occidentali, vaccini cinesi, vaccini russi e cose di questo genere, quanto
questo utilizzo sia appunto una forma di espressione di potere da parte delle diverse società e dei poteri che sono adesso collegati. Ecco, questo cosa c'entra con questo testo? Questo testo di Antonietta Potente è stato scritto, ripeto, 10 anni prima dello scoppio della pandemia, ma ci dà una prospettiva interessante sui problemi etici, sull'etica in se stessa, che l'autrice, fra l'altro, distingue dalla morale con parole che a me sembrano molto convincenti. Etica e morale, scrive infatti, rappresentano due aspetti della realtà umana. Mentre l'etica però rimanda al bisogno di costruire qualcosa che permetta alla vita di essere tale, la morale indica un sistema stabilito entro un ordine vigente, stabilito nell'ordine simbolico e pratico di un potere ideologico religioso. Quindi l'etica come un qualche cosa che sorge dall'interno della persona, la morale come espressione appunto di un ordine esterno che non contraddice o non può, potrebbe anche non contraddire la dimensione più interna della persona, ma che comunque è altro da essa. E questo è molto importante nel momento in cui noi vediamo come dall'interno delle persone sorgano ogni giorno degli interrogativi nuovi rispetto alla modalità di costruzione del loro essere se stessi e del loro modo di rapportarsi nei confronti degli altri. Ed è interessante notare come questo libro, che appunto riflette quella che era la vita dell'autrice 10 anni fa, è costruito a partire da quella che si può definire la cosmovisione andina, cioè dei popoli delle Ande, dove all'epoca appunto Antonietta Potente viveva, partendo dall'osservazione della casa, la casa boliviana, dove la sistemazione delle stanze e di ciò che esse contengono è espressione della personalità di chi lo abita, ma soprattutto della sua relazione con gli altri e con il mondo che la circonda, già che appunto l'etica ha dimensione relazionale. Quindi una casa così come è descritta, tipicamente caratterizzata dal patio, dal cortile su cui si affacciano le diverse stanze, ogni stanza che evoca delle attività umane con delle problematiche etiche molteplici. La cucina che appunto ricorda, nelle parole d'autrice, l'importanza del cibo e al tempo stesso l'esistenza di situazioni di squilibrio e di sfruttamento nella distribuzione degli alimenti. Richiama anche il significato del digiuno e può caratterizzarsi, sempre nelle parole dell'autrice, come luogo dell'incertezza e dell'indeterminazione. Le camere da letto evocano il riposo, l'amore, la malattia, anche il sogno, con tutta la loro densità di significati etici. La biblioteca è il luogo appunto dello studio, del pensiero. Al fondo anche la stanza da bagno, con le problematiche legate all'igiene, all'estetica, al prendersi cura di sé e, se vogliamo, alla questione dell'acqua, della sua rarefazione, dell'uso che ne facciamo, dello spreco che a volte se ne fa di interi litri d'acqua che per altre parti del pianeta rispetto alla nostra rappresenterebbero invece vita, anni di vita. Proprio per questo, questa riflessione a me sembra importante, perché a partire appunto dalle vicende della nostra quotidianità, noi ogni giorno siamo chiamati a confrontarci con una scelta di carattere etico. E queste scelte incidono come sulla nostra vita, perché sono anche il modo con cui noi cerchiamo di definire, di controllare l'esistenza che ci circonda, e cerchiamo anche in qualche modo di controllare lo scorrere della nostra esistenza. Per quanto ci sia dimostrato che noi di questa esistenza
alla fine controlliamo ben poco. Anche qui il riferimento è allo scoppio della pandemia. L'anno scorso molti di noi, una delle cose che hanno fatto maggiormente, almeno io, è stata quella di annullare sistematicamente una serie di impegni. Abbiamo sbianchettato, per così dire, le nostre agende, perché tutta una serie di impegni che avevamo fissato sono saltati uno dopo l'altro. E poi li abbiamo dovuti rifissare in questa forma del confronto a distanza, che è più agile da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è pesante, in quanto per quanto riguarda i rapporti di lavoro, elimina almeno in parte la distinzione fra tempi di lavoro e tempi di vita, con un'irruzione pesante dell'esterno nella quotidianità e nell'intimità delle nostre esistenze. E oltretutto rischia di essere molto più pervasiva rispetto al momento in cui, nella nostra vita, diciamo così, precedente, nella vita che forse torneremo a fare, una volta che avevamo timbrato in uscita il nostro cartellino, noi in qualche modo potevamo considerarci sollevati rispetto alla giornata di lavoro che avevamo alle spalle. E pensavamo che il tempo successivo sarebbe stato solo per noi stessi e per le nostre esistenze. Noi abbiamo trascorso mesi chiusi in casa e con l'esterno che irrompeva e pareva che virtualmente non ci fossero mai termine alle riunioni, anche perché una delle facilitazioni di questo metodo è che il fatto che le riunioni si possono moltiplicare a piacimento senza che una persona debba poi spostarsi concretamente dal luogo in cui si trova. E questo come incide eticamente nelle nostre esistenze? Perché se la costruzione del discorso che la professoressa Potente ha fatto nel suo libro di 10 anni fa partiva dall'osservazione della casa, del luogo dell'abitazione, sapendo che comunque questo luogo di abitazione era distinto rispetto agli altri luoghi che noi frequentiamo abitualmente nella nostra esistenza di lavoro, nel momento in cui quei luoghi ci vengono sottratti e tutto quanto fa irruzione all'interno delle nostre vite, in che modo noi possiamo ricostruire il nostro rapporto con quello che ci circonda e anche con la nostra intimità, che noi tutti più o meno vorremmo che non venisse violata, o che venisse violata a condizione che potessimo decidere noi chi fa irruzione dall'esterno all'interno della nostra vita, cosa che adesso non siamo in condizione di poter fare, a meno di non volerci proprio isolare completamente. Quindi il problema di fondo sollevato a suo tempo all'interno di quest'opera è quello del ripensamento dell'etica come costruzione della casa ed espressione anche di un incoraggiamento a riconciliarsi alla vita, con il presente, con la quotidianità, uscendo dalla logica moralistica, la logica moralistica che talvolta si esprime con l'espressione che cosa devo fare, per passare ad una domanda più etica, è che in sostanza che cosa posso fare, che cosa c'è possibile fare. Richiamandosi alla sapienza dei popoli andini, espressa dalla logica del buen vivir, mi viene in mente che c'è un circolo delle Acli Milanesi che si chiama così, proprio perché cerca di recuperare questa dimensione, e ci rimanda appunto alla ricerca del tempo opportuno, cioè del tempo che in qualche modo noi dobbiamo riempire di significato, almeno questa è la mia interpretazione, ben inteso, e per riempirlo di significato dobbiamo anche sapere che cosa abbiamo noi stessi dentro da offrire. Perché se appunto la richiesta moralistica è che cosa debbo fare,
Il domandarci che cosa possiamo fare ci interroga su di una pluralità di possibilità a cui noi stessi molte volte non abbiamo fatto mente locale. O meglio ancora, non ci abbiamo riflettuto. Più che fare mente locale bisogna rifletterci, rifletterci profondamente. E rimanda quindi alle potenzialità di ciascuna persona nel suo rapporto con gli altri. Una potenzialità che noi molte volte troviamo comodo lasciare inespressa, in quanto nel momento in cui abbiamo fatto il nostro dovere, o quello che ci viene detto essere il nostro dovere, pensiamo che abbiamo fatto tutto quello che c'era richiesto di fare. Laddove la domanda più importante sarebbe quella di chiedersi in che modo noi possiamo contribuire nel nostro piccolo, nel nostro grande, a rendere il mondo più umano, a renderlo appunto più a misura d'uomo e a recuperare un rapporto autentico e profondo con la nostra realtà che ci circonda, con l'ecosistema, comunque lo si voglia definire. Fra l'altro questo libro, essendo stato scritto nel 2011, anticipava una novità radicale che si sarebbe manifestata di lì a 2 anni nella vita della Chiesa e nella vita del mondo intero. Con l'elezione, per la prima volta, di un latinoamericano al soglio di Pietro. E tutto quello che ne è conseguito. La Laudato Si, il Sinodo sull'Amazzonia, la Fratelli Tutti, il recupero anche all'interno della, non solo della teologia, ma anche del magistero della Chiesa Cattolica, di quella dimensione autenticamente etica, ma a questo punto anche di tipo teologico, di tipo sapienziale, del rapporto con la realtà che ci circonda, non solo con gli altri, non solo con Dio, ma anche con la realtà che ci circonda, cercando anche di comprendere quali sono le manifestazioni del divino così come si vedono nelle religioni tradizionali. Tutti questi elementi concorrono in qualche modo alla ricerca della fondazione non tanto di un'indistinta religiosità e vaga religiosità universale, quanto piuttosto nel fondamento, sia da parte di persone credenti, sia da parte di persone non credenti, di quell'etica universale che è stata fino all'ultimo, ad esempio l'oggetto delle ricerche di Hans Küng, l'illustre teologo che ci ha lasciati da poco. Se le cose stanno in questi termini, allora forse quello che si chiede è di uscire da uno stile di relazione con le cose e con le persone che sia informato alla logica del possesso e che tanti danni ha fatto al pianeta e ne sta facendo tuttora. E trovare un pensiero che in qualche modo accomuni credenti, diversamente credenti, non credenti, superando le tante dicotomie che ci sono nella vita di ciascuno di noi e integrando la cura, intendendola come atteggiamento generale, come atteggiamento eco-antropologico, con la giustizia sociale e cercando di capire quanto noi siamo dipendenti gli uni dagli altri. Quindi da questo punto di vista questo testo io lo intendo come una sollecitazione a questa riflessione, insieme a tanti elementi che si sono formati nel corso di questi anni
e a cui, lo ripeto per ricongiungermi a quello che dicevo all'inizio, la pandemia ha dato una spinta ulteriore. E io allora, sotto questo profilo, concludendo, lasciando quindi la parola all'autrice, che ringraziamo una volta di più come circolo per la sua disponibilità, vorrei sapere quanto, rileggendo lei stessa queste sue pagine a 10 anni di distanza e tenendo conto appunto di quanto è cambiato, lei, per così dire, ricostruisca come immagini questo tipo di percorso in qualche modo in cui noi tutti siamo chi più chi meno impegnati, cioè in che modo questo si manifesti tenendo conto, adesso lei è tornata a vivere in Italia, delle differenze che ovviamente ci sono fra le diverse parti del pianeta, perché oggettivamente è chiaro che il modello di rappresentazione anche dell'impegno per il superamento di questa modalità, diciamo così, di possesso nei confronti degli altri e della realtà vivente non umana che ci circonda, sia diverso rispetto nel nostro paese, nell'ambito europeo, nell'ambito occidentale, rispetto a quello della realtà in cui lei viveva allora. Cioè, in che misura questo libro si colloca all'interno del suo percorso intellettuale, del suo percorso anche spirituale, e quali possono essere gli sviluppi ulteriori. Bene, ci ho detto, io ho concluso e lascio senz'altro la parola ad Antonietta Potente. Bene, grazie, grazie per questa introduzione, grazie per invitarmi a condividere voi questo pensiero che credo comunque che si trasformi, come si trasforma la vita, un po' perché lo vogliamo, un po' perché succede. Io non avevo intenzione di tornare in Italia, ma per motivi gravi di salute nel 2012 sono dovuta tornare, quindi poi è andato tutto bene e sono rimasta qui. Io vorrei sottolineare soprattutto 3 punti che riprendo dal testo, ma che in questi anni appunto sono anche un po' cambiati per le situazioni che stiamo vivendo e anche per i contesti dove io vivo in questo momento. Il primo, che per me è molto importante, che resta e resterebbe come lo schema generale del libro, è questo filo abbastanza sottile che unisce il quotidiano, la quotidianità, con l'aspetto più pubblico, politico, io oggi direi proprio di questo grande spazio che è l'ecosistema, cioè dove le presenze si impongono non più solo come presenze umane, ma anche come presenze altre. Nella questione della natura, nel libro io ero ancora molto toccata dalla famosa appunto guerra dell'acqua, e qui c'entra l'acqua e tantissime altre cose, cioè tutto un problema anche di risorse naturali. Però ecco, mi interessa riscoprire sempre di più questo filo. Io credo che la nostra vita, per come siamo fatti, non è possibile più separarla o spezzettarla, frantumarla.
Credo che qui la filosofia per molti secoli ha avuto la grande capacità, soprattutto io penso, non per tradizione a cui appartengo anche come vita religiosa, visto che sono domenicana, ma la filosofia medievale aveva avuto delle intuizioni molto, molto più interessanti di quello che poi la filosofia dal Settecento in poi dal 1700 in poi ha incominciato a disperdere e a frantumare. E penso appunto a questa capacità di interessarsi di tutto e anche di altre culture. Se noi prendiamo i testi medievali, troviamo sì il pensiero occidentale, ma troviamo anche il dialogo e il confronto con tutto il mondo dell'Oriente, del mondo che oggi noi chiamiamo anche medio orientale. Per cui noi l'abbiamo perso, poi l'Occidente si è perso in questo filo, cioè ha spezzettato questo filo. Credo invece che è da recuperare e da riunificare anche la nostra vita. Penso che in questo senso, se riunifichiamo la nostra vita, se ci rendiamo conto che noi non siamo solamente ragione, non siamo solamente corpo, ma siamo un'anima corporea, non solo anima più corpo, ma siamo un'anima corporea, penso che incominceremo a pensare, a guardare il mondo e a muoverci anche in un altro modo. E io di questo non ne parlavo nel testo espressamente, cercavo solo nel testo di far emergere questo intimo legame tra quello che è la quotidianità, cioè che è tutta l'esistenza, anche la più banale della nostra vita, e questa banalità della nostra vita che però assomiglia anche alla vita in generale che si svolge attorno a noi. Allora, il percorso degli esseri umani è mantenere e fortificare questo filo, perché altrimenti questo filo, quando si rompe, si frantuma anche tutto un equilibrio che fa parte di tutto il cosmo. Cioè, non è solo se io mi distraggo dagli altri, vabbè, sono io che mi distraggo, ma io credo che davvero la mia distrazione porti anche a una rottura molto grande, a delle fratture, a delle distrazioni molto più violente degli esseri umani nei confronti di altri esseri umani, di altre culture e di tutto l'ecosistema. Guardandoci, nel libro c'era la questione dello specchio, proprio nella stanza da bagno, cioè che magari in quel mondo era molto diverso da quello che è per noi in Occidente, ma comunque lo specchio ce l'hanno tutto, piccolo o grande. Ecco, guardandoci penso che dobbiamo incominciare a renderci conto che porto dentro molto di più di quanto io penso. Il mio pensiero non riesce a captare tutto quello che io porto dentro, che è parte della natura, perché siamo fatti di natura, di acqua, di minerali, siamo dipendenti anche da un ciclo della natura, e anche tutto quello che porto dello spirito degli altri, cioè i miei umori non sono solo miei, sono anche quelli che uomini e donne vivono costantemente. Allora, questo filo io lo manterrei e cerco di mantenerlo
ancora oggi in tutti i testi che scrivo, in quello che dico e soprattutto nel mio vivere. E il secondo punto è quello che in questo libro resta un po' come l'humus principale sul quale poi ho costruito un po' tutta questa visione dell'etica, è quello che io chiamerei, usando le parole di Maria Zambrano, quella filosofa spagnola che a me piace molto, è quello che chiamerei il sapere dell'anima. O il sapere, lei diceva anche in un altro testo, il sapere originario. Questo io credo che sia molto importante per l'etica, per partecipare a questa costruzione esistenziale di relazioni, cioè quindi per formare casa. La vita ha bisogno di questo sapere, come sapete benissimo, appunto, la parola sapere ha un legame con il latino che ricorda il gusto, il sapere, gustare. Tommaso d'Aquino nella Dorote Devote parla del dulce sapere, il dolce sapere, il dolce gusto. Ecco, io credo che dobbiamo rimetterci in condizione di recuperare questo gusto della vita, cosa molto difficile nelle situazioni in cui noi viviamo oggi. Ma io lo vedo come una grande urgenza. Sapere originario, nel senso che rifarci sempre a quello che sta prima di noi e fuori di noi. Questo essere chiamate e chiamati a uscire da noi stessi. Perché mi sembra che il primo gesto etico è proprio l'uscita da sé. Nella casa ci prepariamo a uscire. Io concludevo così il libro. Il libro si conclude con "adesso usciamo". Ecco, questa uscita è il gesto etico per eccellenza, cioè che è il gesto delle relazioni, che poi coltiviamo dentro la casa, cioè nella nostra quotidianità. Relazioni che credo non sono solo quelle tra esseri umani, sono certamente con tutta la grande e complessa realtà dell'ecosistema, ma sono anche con le cose, cioè con quegli oggetti che noi, che l'essere umano ha fabbricato. Perché qui c'è tutto il problema economico. Io credo che la relazione con le cose è il problema economico. Cioè è come noi il problema del consumo, il problema dell'utilizzo, che rimanda comunque a questo habitat più grande che è l'ecosistema. Perché le cose che noi usiamo non le creiamo dal nulla e le usiamo in un ecosistema che sta in relazione con noi e che quindi in qualche modo o soffre o gioisce di queste relazioni. Quindi tutta la questione delle risorse naturali. Allora il sentire come sapere dell'anima è coltivare in noi la memoria viva del sentire
di tutto l'universo e non solamente del sentire mio, ma di tutti gli elementi di questo universo e anche di tutte le altre culture. È in qualche modo anche un esercizio di immaginazione intesa come la intendono nel mondo mistico dei Sufi, cioè questa immaginazione creatrice. Io mi immagino sia la gioia sia la sofferenza degli altri. Questa è un'uscita da sé, anche quando sono nella casa. Cioè anche quando passo tanto tempo nella casa, come abbiamo passato in questi due anni fino ad oggi. Cioè questo cercare di uscire da sé immaginandomi quello che in qualche modo soffre o gioisce chi è fuori e che in qualche modo ha una relazione con me. Questo lo credo uno degli atteggiamenti fondamentali dell'etica. Tenendo presente che oggi l'etica, a mio avviso, è stata davvero spezzettata. Pensate nelle facoltà di teologia com'è trattata la morale. La morale sono pezzi di morale. Allora c'è chi fa la morale della persona, chi fa la morale sessuale, chi fa la morale familiare, chi fa la morale sociale. Questo è stato un grande danno al pensiero, a mio avviso. Ma è anche un danno che se tocca il pensiero, tocca l'anima e la vita delle persone e in effetti forse rispecchia questa vita, cioè una vita molto molto frantumata, dove l'unità diventa qualcosa sognato, ma che in realtà noi non riusciamo più a vivere o viviamo con molta molta fatica. Allora questo uscire da sé è anche per riunificare la nostra vita con gli altri, con le realtà, per renderci conto di che cosa stiamo usando e perché lo usiamo, se è veramente necessario o no. E questo io credo che è un sapere originario. Ora, in una tradizione anche di fede, il sapere originario ha un vantaggio molto grande, che è quello di gustare questa verità della vita guardando anche all'origine proprio, quello che sta fuori di me e fuori dal mondo, un po' all'invisibile di questa realtà. E questo dà una grande apertura, dovrebbe dare una grande apertura. Il terzo punto è quello che chiamerei il ritmo. Se c'è una cosa che si impara nel mondino è la lentezza, forse dovuta anche a una questione di collocazione, visto che le altitudini sono molto significative. Quindi è difficile andare in fretta. Ma il ritmo che è legato alla questione del tempo, secondo me, va ripensato nella nostra società. Se non ripensiamo il nostro ritmo, non possiamo nemmeno pensare di riaggiustare questa relazione, per esempio, con il pianeta. Sul ritmo io mi rifaccio alla questione del tempo, che è una questione molto grande, come sapete, anche nella filosofia o anche nella teologia, ma brevemente vi dico come la vedo io. Se mi rifaccio alle scritture, soprattutto alle scritture ebraiche, il
tempo è legato a quello, cioè nella memoria del popolo ebraico ci sono le generazioni e Toledot. E questo mi sembra che è molto, molto importante. Cioè, il tempo che ci vuole far vivere questo sistema è contrario al tempo delle generazioni. Il tempo delle generazioni vuol dire che c'è una relazione tra noi e il tempo, cioè io posso partecipare alla generazione di questo tempo. Questo tempo lo genero anch'io come lo genera un indigena nelle Ande o come lo genera una persona, un eremita o una persona che vive in centro città. Riportarci a vivere il tempo generandolo. Forse per noi donne, io credo, questo è ancora più significativo. Cioè, un tempo che non viene più subito perché ti costringono, ma un tempo che tu gestisci, o meglio, nel tempo in cui tu sei in questa gestazione, non nel gestire così dell'impresario, ma nella gestazione del tempo. Questo mi sembra l'aspetto importante. E se noi non ritorniamo alla gestazione del tempo, che di cui la casa, io credo, dà un po' l'idea, perché in una casa ciascuna e ciascuno di noi si sente capace di gestire qualcosa, perché è la sua casa. Ma lo sforzo che dovremmo fare è riconsiderare questo tempo grande, cioè il tempo con gli altri, il tempo delle relazioni in questo modo, in un sistema che, come dicevo, in realtà sembra voglia gestire questo tempo e quindi obbligarci a un tempo, anche io credo in questo momento di pandemia. E la tecnologia, purtroppo, anche se ci dà tanti vantaggi come questo di incontrarci, ma spero anche che non si perda il gusto di incontrarci davvero guardandoci e toccandoci, non attraverso queste finestrelle, ma la tecnologia ci porta a questo rischio di non poter gestire, nel senso appunto di della gestazione del tempo, perché la tecnologia ci velocizza tutto. Ora, il tempo che della gestazione, delle generazioni, è quello più vicino al ritmo della natura. Ci sono dei verbi che in natura non esistono. Nel tempo del progresso il verbo è costruire, distruggere, produrre, mentre il tempo della natura, che è anche quello del nostro corpo, è generare, morire, trasformare. Allora, noi eticamente dobbiamo incominciare a entrare in questo ritmo, che è generare, morire anche, certamente, perché se l'essere umano si dimentica di questo suo limite, di questa sua precarietà, incomincia a diventare arrogante, come ormai da secoli fa o facciamo in quanto sistema, questa arroganza del vivere, che poi diventa anche arroganza di singole categorie su categorie più deboli,
dell'umanità sull'ecosistema, sulle risorse naturali o meglio sui doni della natura. Allora, in questo senso, far memoria di questo ritmo che è della natura, quindi che è anche nostro, che è dell'umanità, in quanto partecipe di questa natura, e che è un ritmo di generazione, di precarietà, ma anche di trasformazione. La natura conosce la trasformazione. Non c'è questa la fretta della costruzione o della produzione. In natura non si produce, in natura si genera. I fiori non si producono, germogliano, si generano, a questa generazione partecipano le api, insetti, eccetera, eccetera. Allora, credo che non è per riportare tutta la società alla terra, chissà, forse sarebbe anche questo un vantaggio, non lo so. Ma anche se viviamo in città, io ormai da quando sono tornata vivo in città, anche se se viviamo in città, il nostro modo di essere non è quello della costruzione, della distruzione o della produzione, che è legato appunto oltretutto a una mentalità di consumo, di vantaggio, di carrierismo, di gerarchizzazione della vita, e non il ritmo, che è questo ritmo di relazione. Bene, io mi fermerei anche qui, perché credo che sia molto meglio parlare un po' insieme, confrontarci su queste cose. C'è la possibilità, io credo che ci sia la possibilità di ritornare a questo ritmo, e non solo perché facciamo delle scelte estreme di ritorno alla natura. Chi le fa va benissimo, ma anche perché è un modo, sarà un modo di entrare in relazione in modo anche critico, per esempio con la tecnologia. Cioè, è vero che la tecnologia ci ha salvato, ma è vero anche che se io mi affido troppo alla tecnologia mi dimentico chi sono e chi sono gli altri, le altre, mi dimentico del corpo, mi dimentico della sensibilità, perché legato al corpo c'è la sensibilità. D'altronde voi sapete meglio di me che oggi, almeno mi spiegava una persona, le persone autistiche, per esempio, con questa questione della mancanza di relazioni aperte, quindi le mascherine, eccetera, eccetera, stanno soffrendo ancora di più. E persone che avevano, ragazzi, bambini, che avevano avuto un progresso in questo anno e mezzo, sono tornati indietro. Allora, questo non è vero solo per loro, vuol dire loro perché sono più sensibili, non perché sono malfatti, ma perché sono più sensibili. Perché io credo che tutte le persone che hanno delle piccole differenze o grandi differenze è perché sono più sensibili. Allora, dovremmo prenderli come esempio per aiutarci a vedere che stiamo attenti e attente anche noi a questo. Cioè, non è, e d'altronde i popoli che facevano già fatica a vivere e che con questa pandemia hanno peggiorato la loro situazione economica a tutti i livelli. Anche la Bolivia, sentivo in questi giorni, sono in una situazione economica disastrosa, l'Argentina lo stesso, ma credo comunque un po' in modi diversi tutto il mondo. Allora, in questo senso, tutte queste categorie più a rischio ci dicono
che non possiamo affidare tutta la nostra vita al progresso, alla tecnologia. Il tempo va cambiato. Dobbiamo prendere un altro ritmo. Il ritmo, guardate, la parola ritmo è legata alla bellezza, all'armonia, perché il ritmo è legato alla musica, al canto, alla bellezza, perché anche un quadro ha un ritmo, anche un libro nella scrittura ha un ritmo. Allora, questo tempo che deve tornare ad essere gestazione e non produzione, da una parte, e ritmo dall'altra, per entrare sempre di più a tenere in conto donne e uomini in situazioni diverse dalle nostre e anche tutto l'ecosistema. Bene, grazie professoressa. Veramente questo sguardo così circolare, integrale, insomma, non si percepiscono, anche a proposito di ritmo, nella sua esposizione non si percepiscono stacchi, è tutto fortemente... è così connesso e chiaramente connesso, ecco, non si vedono assolutamente differenze per l'appunto di ritmo, di cambio, di logica. Quindi, come ne parlavamo anche l'altro ieri, spero che proseguirà nel suo intento poi di sviluppare ulteriormente questo lavoro, che sembra veramente molto, molto importante per... proprio per il nostro vivere di oggi. Ecco, io come d'accordo, adesso prima di lasciare lo spazio di interventi, chiedo a Lorenzo Gagliani se ha ancora un punto su cui sollecitare la professoressa, dopodiché poi andremo poi con gli interventi dei nostri corsisti che vedo già prenotati. Prego, Lorenzo. No. Però c'è un elemento che ha sollevato proprio la professoressa Potente che mi sembra molto interessante. Quando ha voluto appunto smentire l'interpretazione un pochino caricaturale che molto spesso si fa della filosofia medievale, perché oggettivamente essa era molto meno, come dire, centrata dal punto di vista occidentale di quanto non lo sia quella attuale, e la rappresentazione, pur con tutte le difficoltà dell'epoca nel conoscere, nel viaggiare, nel pensare, nel comprendere il punto di vista altrui, e si sforzava molto di più di comprendere appunto il modo di ragionare perlomeno degli altri popoli conosciuti nel bacino mediterraneo, di quanto non lo abbiano fatto ad esempio anche i filosofi del XVIII secolo in poi, che partivano dal presupposto della superiorità del pensiero occidentale. E questo è molto interessante, a maggior ragione tenendo conto che la professoressa Potente è una suora domenicana, appartiene alla congregazione, mi pare, delle suore di San Tommaso Unione Domenicana di San Tommaso d'Aquino, quindi di per sé stesso ci si richiama anche al fondatore della scolastica, per così dire, di una filosofia che molto spesso è stata considerata come probabilmente per gli errori di chi l'ha voluta interpretare ideologicamente, come una filosofia superata che non aveva più nulla da dire, che invece in qualche modo ha ancora una sua fecondità, proprio perché si pone in una dimensione universale. E questo, secondo me, è uno dei punti fondamentali del problema della costruzione etica, partendo anche dal punto di vista dei credenti. Cioè, in che modo è possibile adesso questo percorso fondativo di un'etica universale, e quale può essere il contributo specifico che i credenti, no, diciamo pure specificamente i cattolici, possono portare alla costruzione di questa etica,
sapendo che appunto ognuno porta il suo tassello, ma qual è il tassello specifico alla luce di quello che la Chiesa Cattolica è adesso, il pensiero cattolico è adesso, e della consapevolezza che esiste all'interno della comunità ecclesiale di questo percorso? Prego, professoressa. Sì, intanto credo che, vabbè, San Tommaso ha avuto una disgrazia, che sono i tomisti. I tomisti sono la disgrazia più grande di San Tommaso. Quindi allontanatevi da commentari dei tomisti e leggete magari San Tommaso, anche se capisco che la sua costruzione non è facile, è tutto un linguaggio particolare. Chiusa questa parentesi, io credo che oggi noi abbiamo appunto avremmo dei vantaggi. I vantaggi sono proprio che le differenze, sia culturali e di ogni tipo, si sono mostrate, si sono evidenziate. E non è un pericolo, ma è una bellezza. Cioè, più una cultura, un pensiero scopre queste differenze, più dovrebbe essere contento, perché è data la possibilità di raggiungere la verità. Personalmente io credo che la verità è un fatto comunitario, cioè sono frammenti, io ho dei frammenti, ne possono avere tanti o pochi, ho dei frammenti, ma questi frammenti vanno insieme, vanno messi insieme ai frammenti di altre e altri. Quindi di altre culture, ma non per fare un miscuglio, per entrare in questa indifferenza, ma no, assolutamente no. Ciascuno resta se stesso con i suoi frammenti, ma li unisce, come fecero, secondo me, i medievali. Cioè, se noi abbiamo notizia oggi di tutta la filosofia o la teologia anche araba, ce l'abbiamo grazie a loro. Se noi abbiamo notizia anche di tutte queste arti che noi ci siamo dimenticati, ma voi pensate che era molto difficile trovare all'epoca un teologo che fosse solo teologo. Erano anche biologi, alchimisti. E questo è importante. Allora, tutte le possibilità che oggi noi abbiamo vanno giocate in questa relazione. Noi dobbiamo cercare cammini e vie di relazione, di ascolto, di dialogo, ma non solo, perché credo che il dialogo non basta, l'abbiamo visto a livello anche interreligioso e ecumenico. Il dialogo è insufficiente, io devo imparare, lo dico per esperienza, dopo aver vissuto quasi 20 anni in America Latina. Cioè, si può vivere e ha un senso vivere in certi luoghi, dove sono luoghi delle diversità, delle differenze, se io ho voglia di imparare. E questo credo che sia stato anche un po' il lato oscuro della comunità credente. Abbiamo imparato poco, continuiamo a imparare poco. Non tutti, certamente, ma così in generale, sì, ci siamo accontentati non di un avvicinamento all'universo, ma ai nostri universi, sia simbolici che di altro tipo. I cattolici, intanto parto dai cristiani, il cristianesimo non è nato dal nulla, il cristianesimo viene da altri. E se non ci fosse stato l'ebraismo, noi non ci saremmo.
con tutto quello che significa. Gesù di Nazaret muore da ebreo, da giusto, da cazzito. È un giusto che muore. E prima di essere riconosciuti sono passati anni. Poi ci hanno riconosciuti, dicono gli Atti degli Apostoli, come quelli del cammino, della via, cioè quelli che non avevano uno specifico perché si rifacevano direttamente a qualcosa di assolutamente nuovo. Ma voi pensate com'è la nostra vita? Noi dal mattino alla sera usiamo i salmi, usiamo le scritture, cioè siamo in contatto con questo mondo che non era il nostro mondo e basta. Allora, questo mi sembra che sarebbe già un punto di partenza bellissimo per poter aprirci, ma molto bello. Siamo figlie e figli di altri, cioè anche noi facciamo parte di queste lunghe trasformazioni, di queste lunghe generazioni. Ora, questo non ci limita nemmeno solo alla memoria della nostra origine, da chi proveniamo, ma ci apre, secondo me, anche appunto in questa ricerca sincera della verità, a quello che del mistero noi non sappiamo ancora e che nemmeno l'ebraismo e nemmeno il cristianesimo ci ha detto. E che quindi continuiamo a cercare. E meglio se lo cerchiamo appunto vicino ad altre e ad altri che con la loro esperienza ci possono dire quello che hanno compreso loro del mistero, quello che hanno compreso loro della vita. Per esempio, riguardo alla relazione con la natura, noi dobbiamo imparare da altri popoli. La cultura occidentale deve imparare da altri popoli, almeno che non li faccia morire tutti prima questo tipo di progetto sistemico globale. Ma se non li facciamo morire, noi possiamo imparare una relazione diversa, ma non per imitarli, ma per imparare, cioè per aggiungere a quello che già sappiamo qualcosa di bello che ci può servire per continuare a trasformarci. Allora, questa origine così particolare della nostra religione ci dovrebbe essere l'humus più adatto per aprirci. Tutte le volte che avvengono delle chiusure, io credo che il cristianesimo, il cattolicesimo fa danno a se stesso e fa danno agli altri anche. Tanto è vero che voi pensate nella prima cosiddetta conquista o prima evangelizzazione sono stati fatti molti danni, cioè la religione si è resa molto molto violenta. Le vie della pace sono le vie del dialogo, le vie dell'ascolto, ma anche le vie dell'ascolto maieutico, cioè di quello che l'altro ha partorito e che tu impari perché lo aggiungi a questa verità che hai partorito dentro di te. Grazie professoressa. Sicuramente tornano alla mente alcune cose a proposito della vita quotidiana che in effetti richiamano un po', parlo personalmente, quel discorso sulla sapienza che ci portiamo dentro anche senza saperlo. Parliamo di cose banali, il vestito della domenica, il lavoro contrattato nelle piazze in una specie di incontro collettivo serale, come sono tutte esperienze che vengono da quel mondo che non conosciamo, quello dell'Antico Testamento, che ci riportiamo dentro senza saperlo. E ce ne sono sicuramente tante, no? Tanti di questi esempi che ci informano ancora, ma che non conosciamo più, meglio che non
di cui non abbiamo più la sapienza. A questo punto partiamo con gli interventi dei corsisti. Se lei è d'accordo, noi normalmente li raggruppiamo in terzine, in modo tale da permettere anche delle risposte articolate e anche organiche. Il primo è di Marco Corno, mi raccomando a tutti naturalmente la sintesi, diciamo più che altro, la chiarezza e la sintesi. Prego, prego Marco. Grazie Luca, io volevo farle una domanda che ha un pochino anticipato con il suo ultimo intervento. Permettendo che non sono un esperto di filosofia e non mi intendo di queste cose, volevo chiederle però se proprio una risposta non sia proprio nella... ai nostri problemi che stiamo vivendo oggi, sia proprio nella, io la chiamo la filosofia dei popoli indigeni, no? Mi viene in mente in questo senso anche Papa Francesco, no? Con l'enciclica Laudato Si e poi Fratelli Tutti, cioè l'importanza che sta dando all'ambiente e che poi, diciamo, ha dato una dimostrazione pratica col sinodo sull'Amazzonia, di questi popoli, no? Che hanno questo contatto forte con la natura, hanno, diciamo, io dico una filosofia un po' diversa dalla nostra. Ecco, io volevo chiederle proprio questo, se forse questi popoli che noi occidentali consideriamo, tra virgolette, un po' più arretrati, in verità non sono forse più avanti rispetto a noi. Grazie. Prego, Ludovica. Grazie Luca, grazie alla relatrice di oggi. Il suo intervento anzitutto così ha toccato due punti molto profondi della mia vita. Il primo, anch'io formazione filosofica, e proprio l'anno scorso, quando così partendo dall'invito di un amico mi iniziavo a inserire nelle attività del circolo, perché stavo incontrando un corso di storia della filosofia medievale, quindi a trovare questi argomenti forse non noti a tutti, spesso sottovalutati da tanti che ne necessiterebbero. Poi ho un po' una seconda anima e collaboro con i salesiani per le cause dei santi. Allora, io non sono mai stata in missione, ma leggo i resoconti delle vite di missionari santi. È una cosa che mi colpisce sempre come, non dico direttamente le conversioni, ma delle relazioni, una generatività ci sia proprio quando loro assumono un ritmo del tempo e una gestione dello spazio e dei luoghi dell'incontro che non proiettano dall'esterno, dall'alto, ma anzitutto incontrando gli altri, diciamo, per come sono, lasciandosi incontrare per come in quelle zone del mondo vivono. Quindi questo è per dire un grazie. Le mie domande sono un po' due, proverò a essere molto sintetica. La prima, lei ha appunto parlato dell'uscire come un unificare, dell'uscire come di un primo gesto etico. Allora, su questo le chiederei, se possibile, così un po' una parola sapiente, perché anche nell'ambito di questo percorso 2020-21 del Dossetti si è per esempio andato a parlare di lavoro da remoto e di smart work, incontrando magari la posizione di chi, proprio partendo da una formazione economica, rilevi come nel futuro questa tendenza non potrà mai rientrare del tutto e ci saranno quindi aspetti che in modo preponderante potrebbero restare da remoto. E questo però contrasta in qualche modo il modo più profondo in cui noi siamo fatti, quindi forse ecco la domanda è più dal lato dell'etica che della morale, ma come lei... può aiutarci ecco, a capire come mantenere diciamo, la pregnanza anche di alcuni strumenti che stiamo imparando a gestire meglio, recuperando però queste relazioni dal vivo. E la seconda, in modo velocissimo, mi ha molto colpito come lei appunto si sia soffermata su queste coordinate fondamentali dello spazio e del tempo, che in fondo diciamo ci aiutano a superare un esame di realtà. Ecco, mi veniva in mente come proprio anche alcune patologie psichiche mantengano una attribuzione di significato, ma con una deformazione radicale di quella che è la percezione dello spazio e del tempo e quindi della relazione. Il modo in cui noi viviamo ora in questo contesto pandemico, quale malattia dell'anima in qualche modo ci sta portando e anche qui come possiamo essere aiutati a guarirne? Grazie. Bene, grazie Ludovica. Prego Stefano per l'ultimo intervento di questa settimana. Buongiorno professoressa Potente. Mi ha molto colpito il suo accenno sulla concezione della vita medievale e sul valore del tempo. Ecco, la mia domanda è la seguente. Non pensa che
occorra rivendicare ai giorni nostri una sorta di etica del tempo, dell'utilizzo del tempo. Mi spiego, se è vero, come ci ha spiegato Luigino Bruni tempo fa al Dossetti, che ci sono voluti anni e anni per riconoscere una dignità al lavoro, e sicuramente era sbagliato che chi lavorava fosse disprezzato, tuttavia, a mio avviso, occorre recuperare il concetto che l'uomo non nasce per lavorare, ma per attività più elevate, e che il lavoro è una necessità, ma non è il fine della vita umana. E pertanto occorre limitare lo spazio che occupa nella nostra vita. La mia sensazione è che oggi viviamo in un mondo in cui i valori sono ribaltati rispetto a quelli medievali, nel senso che il tempo per la spiritualità, per le relazioni umane, è sempre più un ritaglio di tempo, uno scarto del tempo, che massimamente invece deve essere occupato dal lavoro. Viviamo in un mondo in cui sentiamo continuamente invocare il lavoro, in cui si fanno politiche per il lavoro, si eliminano vincoli, a volte tutele, nella speranza di favorire il lavoro, l'offerta di lavoro, i datori di lavoro. Però ecco, a me sembra che qualcosa veramente non torni dal punto di vista etico. Non torna ad esempio il fatto che a fronte di una massa crescente di disoccupati aumentano tra gli occupati fenomeni legati al crescente stress lavorativo, mobbing, l'utilizzo che citava prima Ludovica delle nuove tecnologie informatiche, smartphone, con smart working, connessione continua. Citando ancora Luigino Bruni, in un articolo su Avvenire, abbiamo ormai come moderni sacerdoti manager imbevuti di falsi valori che sacrificano la loro vita a culture costruite da multinazionali e società di consulenza simili a divinità pagane, che bruciano queste persone e li sostituiscono come ingranaggi di una macchina infernale. Ecco, questa è la mia domanda, grazie. Grazie Stefano, prego professoressa. Sì, parto dalla prima. Sì, io credo che i popoli indigeni, ma anche altre culture, penso potrebbero davvero aiutarci a ristabilire una relazione diversa. Però il problema è come far questo. Anche loro sono minacciati, perché questo è un grande problema, perché i popoli indigeni non sono neanche un mito così, oppure il paradiso, e i popoli indigeni sono costantemente minacciati, ma minacciati nel senso che hanno ormai tante tentazioni anche loro. Cioè, guardate, questo sistema è arrivato dappertutto, è come la Coca-Cola. Se voi andate a 4.000 metri trovate lì un cartellino con scritto Coca-Cola. E quando ti invitano, la prima cosa che fanno è mandano i bambini a comprare la Coca-Cola al negozietto lì vicino. Cioè sono minacciati proprio nel loro modo, anche perché ormai costa, è duro vivere in un certo modo. E questo sistema, anche se io so che è un sistema che porta alla morte, però chi non l'ha provato pensa che non è vero. Ora, c'è una grande resistenza, perlomeno in Bolivia, c'è una grande resistenza anche tra persone giovani su questo, nel senso che cercano di non abbandonare. E quello che li salva, secondo me, è che hanno proprio una mentalità diversa, sì, noi diremmo una filosofia, un modo di vedere, io direi proprio l'organizzazione del cervello diverso, che quindi anche se tu entri nel loro stile di vita e proponi certe cose, e loro li assumono, come hanno fatto con il cristianesimo, almeno dove io ho vissuto, ma li assumono per fortuna in un altro modo. Ecco, questo potrebbe essere una salvezza.
Però io sono convinta, sì, che bisogna imparare da loro, certamente, e come bisogna imparare, penso, per la questione della natura, la nostra relazione con la natura, anche dalle culture asiatiche, non certo quello che sono diventate, dai mondi dei monaci del Tibet, certamente sì. E secondo me forse la domanda è come imparare, cioè come fare questo. Perché appunto non è idilliaco il mondo indigena, così come non è idilliaco il mondo dei monaci buddisti sul Tibet. C'ha tutta una sua fatica, una sua lotta, una sua durezza. E il come imparare è il desiderio che io ho davvero di scoprire. Vi dico sinceramente che quando andai là, io non andai per portare avanti una missione, sia prima una comunità laggiù, ma la mia intenzione più profonda e interiore non era quello di diventare missionaria. Io chiesi di andare là perché mi mancavano dei tasselli del mistero. Avevo insegnato per tanti anni, poi vabbè, ho insegnato anche là perché era l'unico mestiere che sapevo fare. Però avevo finito il dottorato, avevo incominciato subito a insegnare all'università e sentivo che questo era insufficiente. Ma anche nell'insegnamento che ho fatto là, poi quello che sentivo era che mi mancavano dei tasselli. Per me la relazione con tutti è in vista dello svelamento del mistero. Ma anche qui, anche con i non credenti, deve essere così. Cioè, per uno che non crede sarà lo svelamento della verità in quanto completezza di una lucidità nel vedere le cose, nel sentire la vita, ma per noi credenti io credo che è lo svelamento del mistero, per cui il come incontriamo, il come impariamo queste cose è molto importante, perché c'è un rischio, che l'abbiamo visto anche nel sinodo dell'Amazzonia, che è il rischio del folklore. Oggi i popoli indigeni rischiano di diventare delle questioni folcloristiche. Anche i missionari fanno questo errore. La seconda domanda, che credo che avesse già delle risposte dentro, è l'uscire come gesto etico, sì, io lo considero fondamentale, non me lo sono inventata, nelle scritture ebraiche e ci sono tanti inviti di questo genere, che poi è un uscire molto interessante, come sapete, quello delle scritture ebraiche, perché in ebraico l'uscire non è solo esci dalla tua terra, cioè vai fuori, ma è vai verso te stesso, cioè quell'espressione, l'eklaka, vai verso te stesso, che poi è quella che si riprende nel Cantico dei Cantici, anche quando lui chiama la donna, amata mia, vieni, questo vieni è vai verso te stessa, usa nel testo originale lo stesso verbo. Allora, mi sembra importante questa uscita. È anche un lavorio che dobbiamo fare dentro, perché se no sarebbe di nuovo un'uscita, secondo me, in progresso, un'uscita indaffarata per fare qualcosa. Invece deve essere un'uscita che parte da trasformazioni nostre, no? A me quello che mi aiutò molto a comprendere quest'uscita è questo adagio di Teresa d'Avila, che noi certo lo lasciamo nel mondo, nella mistica, ma io credo che è
la mistica che ormai è entrata in tutti i mondi, per fortuna, o da sempre è entrata in tutti i mondi e che noi non ci abbiamo mai fatto caso, che è vivo sin vivere in me. Cioè, io vivo senza vivere in me. Quindi vivo in una situazione, ma non è solo la mia situazione. Io vivo anche senza vivere in me, cioè vivo fuori. Maria Zambrano ha questa filosofa spagnola che, se non la conoscete, vi consiglio di leggere, ha delle cose molto belle su questo. E l'altra cosa, quale soluzione per sanare un po' questa malattia dell'anima? Ma io credo che per sanare la malattia dell'anima, adesso rispondo così brevemente perché ci vorrebbe un corso di esercizi spirituali probabilmente, ma per sanare la malattia dell'anima c'è bisogno di tanto ascolto. Ritorno al vivo senza vivere in me, cioè l'essere umano ha bisogno di ascoltare, di sentire questa voce che viene da altro, perché guardate, noi siamo nati in questa situazione, quando eravamo per 9 mesi nel ventre della madre, noi ascoltavamo, si viveva del suo cibo, ci nutriva lei con le sue parole. Nel femminismo si parla di lingua materna, proprio per quello, perché la prima lingua che tu impari è la lingua materna. Allora, noi siamo malati in questo senso, perché non ascoltiamo più, non pensiamo mai che c'è bisogno dell'ascolto, perché l'ascolto mi fa rinascere, cioè mi fa tornare a quello che veramente sono io. E questo mi sembra molto, molto, molto importante. L'anima si cura con l'ascolto, l'ascolto della bellezza, l'ascolto delle cose buone, delle parole belle. Per questo noi credenti tutti i giorni ascoltiamo questa parola matrice, che è la parola delle scritture, ma è parola matrice. Allora, in questo senso, noi ci dovremmo educare poi anche nella vita quotidiana, fuori da questo ascolto privilegiato che abbiamo, ad ascoltare intensamente. La terza domanda, io credo che si è già dato una risposta, o ci ha dato, grazie, una risposta a tutti noi. Sì, credo di sì, che bisogna ripensare a questo utilizzo del tempo come questione politica, giustamente, come diceva lei, visto che siamo in un mondo dove si parla sempre di lavoro, lavoro e lavoro, che poi non c'è, appunto perché ce n'è stato troppo, non c'è. Noi dobbiamo politicamente gestire l'utilizzo del tempo, cioè l'utilizzo del tempo è questione comunitaria. E mi sembra questo una cosa molto molto importante. Riguardo a questo anche, io credo che dobbiamo assolutamente, come gesto politico, ricreare spazi di incontro, ma non ritornare agli spazi di prima, anche la Chiesa. Cioè, non basta essere contenti perché ci hanno riaperto le chiese. Dovevamo pensare come riaprirle queste chiese. Perché è importante in questo momento, dove siamo stati separati in questo modo, ripensare gli spazi degli incontri. E se vogliamo davvero riprendere in mano una partecipazione politica, io sono convinta, può darsi che mi sbagli, che dobbiamo avere degli spazi di incontro
fuori, all'aperto, dove volete, ma bisogna tornare a incontrarci. Purtroppo qui si stanno chiedendo le aperture, tutti i nostri così brillanti governatori, brillanti per dire, stanno facendo di tutto per riaprire, ma non con questa logica di cui sto parlando, ma con quella del mercato, cioè per vendere, per tornare alla produzione, che va bene, è giusto perché ci sono molte famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Però, cioè, per noi iniziare è sempre tornare allo stesso punto. Invece dovrebbe essere davvero una trasformazione, cioè ricreare degli spazi che io vedo urgentissimo in questo momento storico. Grazie professoressa, andiamo con le prossime. Prego Marika. Sì. Allora la ringrazio innanzitutto e provo a partire da quest'ultima giusta, corretta lettura che lei ha fatto politica per cercare di ricostruire un discorso. Apriamo tutto ma lasciamo chiuse le scuole, che è il luogo del portar fuori, perché educare indica ancora una volta in questa dinamica dell'interno e dell'esterno proprio la questione del fare uscire, non tanto insegnare, mettere un segno come se tu fossi una lavagna che io, come dire, segnalo. Preferisco l'altra espressione. E qui ci si scontra con la mancata, con quel mancato lavorio su di sé o quel rispecchiamento su di sé che è diventata la burocratizzazione a volte del mestiere, e uso il termine mestiere che mi sembra un po' più bello rispetto a quello di lavoro, di professione per quello che riguarda gli educatori, perché troppe volte abbiamo visto invece, come dire, l'incedere dei programmi, i bendamenti dei ragazzi. Il problema non sono loro, sono evidentemente questi finti adulti che non hanno probabilmente avuto una possibilità, hanno una malattia, come diceva prima Ludovica, forse in qualche modo non riconosciuta, no? Un ruolo che entra in crisi e questa incapacità di mettere al mondo il mondo, che poi è quello che ci è chiesto, perché è qui sì, forse il pensiero femminile, il corpo femminile che mette al mondo il mondo costantemente può essere di aiuto. Mi venivano in mente due altre cose, perché poi in fondo si tratta di tessere, o se parliamo di frammenti, di ricostruire un mosaico in una modalità che è più creatrice forse, no? Di una creazione che ci è affidata e che nel mondo dell'arte, con quel ritmo, con quel mettere insieme frammenti, ci può dare. Mi venivano in mente due cose sostanzialmente, due citazioni. Una era quella di Langer. Langer diceva: noi dobbiamo invertire il paradigma olimpico. Il paradigma delle Olimpiadi era più in alto, con più forza, con più velocità. Questo è stato il segno dell'Occidente, mi verrebbe da dire, per secoli. E Alex diceva: no, più lentamente, più in profondità, più dolcemente, che poi è anche questo, una natura affidata che ci crea e che ci è affidata, ci chiede di andare. E sulla porta, pensando alla scatoletta che c'è su tutte le porte delle case ebraiche, che noi tocchiamo, baciamo, entrando ed uscendo, riprendo le ultime parole di un giusto. Di un giusto che è uscito da un corpo immobilizzato, perché era Franz Rosenzweig che era completamente immobilizzato e che chiude la stella della redenzione dicendo: le parole stanno scritte sulla porta che dal misterioso miracolo splendore del santuario di Dio, scusate, dove nessun uomo può restare a vivere, conduce verso l'esterno.
ma su che cosa si aprono loro i battenti della porta non lo sai, sulla vita. Grazie Marika, grazie per aver vissuto questo intervento, anche per averlo fatto a proposito. Ho una questione, io avevo accennato all'inizio da sottoporre alla professoressa, riguarda quella questione della bandiera indigena, in un certo senso, cioè nelle crisi sociali di cui abbiamo visto qualcosa, insomma, anche in Cile negli ultimi anni, ma ripeto anche in Bolivia, perché abbiamo visto che c'era quella questione della bandiera che era stata associata con la bandiera ufficiale dal presidente Morales, e nell'uso che se ne è fatto, che si percepisce, insomma, di questa bandiera, sia in Cile che in Bolivia, non so se anche in altri paesi del Sud America c'è questo trend, e si percepisce un disagio forte dei popoli, potremmo dire indigeni, ma forse anche, diciamo, esclusi in un certo senso dal sistema, quello che noi occidentali abbiamo prodotto e imposto in quel continente, un disagio, una lontananza che recupera, appunto, mi pare si chiami Wipala, adesso non so se è boliviana o se accomuna tutti i popoli indigeni andini, che usano questa bandiera per manifestare il proprio disagio, anche dentro a quello che è già evidente, perché quando si arriva agli scontri del Cile, che erano scontri politici, ma non scontri contro il sistema sociale, economico, il disagio è chiaro, e però si rifanno a questa matrice comune, a questo loro essere diversi, fondamentalmente. Questo sembra, non so poi quanto sia consapevole. Ecco, volevo da lei, se possibile, una testimonianza diretta su questo eventuale conflitto di civiltà, scusi se uso questo termine, ma è un termine abbastanza usato, un'espressione abbastanza usata, per descrivere il nostro rapporto tra il nostro sistema e il loro. Può andare subito, professoressa, con le risposte a questo intervento. Io ringrazio della lettura fatta. Credo che non è tanto una domanda, è una risposta data, credo, a tutte noi. E la porta va aperta sulla vita, non c'è altro. E penso che la metodologia nostra a volte è sbagliata, cioè noi chiudiamo la porta sulla vita pensando di poter rilassarci e vivere meglio, invece si vive meglio aprendo la porta sulla vita, perché appunto siamo fatti per vivere in questo dialogo costante. Ora, io vorrei dire anche qualcosa su questa situazione drammatica della nostra cultura. Le scuole sono un emblema, l'università anche. E ormai la cultura non è intesa come relazione, a parte che non c'è, siamo sempre più a cultura. Cioè, noi parliamo di altri popoli che non sanno leggere e scrivere, ma noi non è che siamo poi così avanti. In questi ultimi anni abbiamo perso tantissimo. La cultura va davvero intesa come la grande relazione e dovrebbe essere relazione con questo sapere, con questo gusto della bellezza, del buono. E noi purtroppo ormai, appunto, se educhiamo non a un mestiere ma a un lavoro.
che poi non c'è. Perché tutti studiano oggi e tutti, la maggior parte, o va all'estero o non trova lavoro. Quindi c'è qualcosa che non funziona, cioè questa porta aperta, per riprendere le parole di Franz Rosenzweig, è una porta che invece si è chiusa da molto tempo. E qui dobbiamo recuperare al più presto, perché credo che ne vada del futuro della nostra nazione. E bisognerà essere sempre più attente e attenti politicamente su questo. Quindi non sarà solo anche lì una questione di riaperture, ma come riapriamo, con che persone riapriamo. Pensate che il mondo della scuola è diventato per in molti casi, non tutti per fortuna, ma il lavoro tappabuchi, cioè tanta gente che non ha trovato lavoro da altre parti e poi è riuscita in qualche modo a fare un concorso, è entrata nella scuola, ma non gliene importava assolutamente niente, non aveva il senso di questo, di come entrare in questa relazione, in questa maestria di vita, non c'era. Allora, qui noi abbiamo perso molto, io credo che in Italia si è perso tantissimo, dovuto anche a questo sistema mondiale, certamente, ma si è perso tantissimo e va recuperato, va riaperta questa porta sulla vita, anche per i più giovani, anche nell'educazione, che cosa insegniamo. Questo è molto importante, cioè che sapere, che gusto proponiamo agli altri. E sulla questione, sì, della bandiera, sì, la Ulpala indigena è di tutti i popoli, in America Latina si riconoscono, nacque in un congresso di tutti i popoli indigeni parecchi anni fa, e tutti si riconoscono in questa bandiera, che come significato ha questa unità di colori, perché i colori sono messi in un modo che da qualsiasi parte tu giri la bandiera c'è sempre questa armonia. Ogni colore ha un senso, è un senso che riguarda la vita, il blu è il cosmo, il verde è la relazione dell'essere umano con la terra, con le piante, l'arancione è questa energia vitale. Io avevo scritto un libro su questo, un libretto tanti anni fa. Comunque era un'immagine che doveva ricordare quello che davvero l'essere umano dovrebbe essere, un composto armonico con tutto il senso di questi colori, che in alcuni casi coincide col senso che anche noi in Occidente diamo ai colori, in altri casi magari è un po' diverso, però anche questo ci dice come il colore è importante in tutti i popoli, no? E in tutte le epoche. Ora, la bandiera è un'identificazione molto forte per loro, molto forte. Ci sono paesi tipo l'Argentina che non ha questa sensibilità originaria, perché l'Argentina è un miscuglio, i popoli originari sono stati sterminati, quindi sono rimasti piccoli gruppetti. Allora non c'è questo senso forte come c'è in Guatemala, in Bolivia, che è il secondo paese dopo il Guatemala a avere la maggioranza indigena come popolazione, proprio numericamente. E lì c'è questo, quindi questo senso molto forte di essere riconosciuti nella loro differenza.
cioè siamo differenti da tutto questo sistema che da secoli ci è stato imposto. Ora, in Bolivia, quando andò al governo il presidente Evo Morales, era il primo indigena a entrare in un posto di governo. Ora, la Bolivia in questo momento sta passando un periodo molto brutto, anche politicamente, non solo per la pandemia, molto molto brutto, perché è tornato al governo il partito dell'ex presidente Evo Morales con un altro presidente, ma questo partito ha tradito molto, purtroppo l'avevamo appoggiato tanto, sono stati bellissimi, la prima gestione è stata molto bella e ci sembrava davvero di sognare, come dice il Salmo, e la seconda gestione già un po' meno, e poi quando ha voluto, contrariamente a quello che diceva la Costituzione, continuare, lì è successo quello che è successo. Cioè ha dato adito alla destra di riprendere con forza, in modo anche non democratico, il potere. Non so se questo è il destino dell'America Latina, perché questo è successo da tutte le parti. Però lì è stato un grande peccato, perché a differenza del Nicaragua, per esempio, che era stata una rivoluzione a stravolgere tutta la situazione, però anche lì poi caduta di nuovo in una specie di oligarchia dei due fratelli Ortega, in Bolivia era stato un processo di tutto il popolo e non solo indigeno, e anche di parte della Chiesa. Era stato molto bello, era davvero stata una festa del popolo. Non dico niente di straordinario se mi rifaccio al Salmo. Ci sembrava di sognare, perché in quel momento, quando iniziamo, ci sembrava di sognare. Tutti partecipavamo, tutti, come tutti partecipavamo alla guerra dell'acqua, anche parte della Chiesa. Allora, questo purtroppo non è stato portato avanti. È molto difficile resistere su questi cammini, è molto difficile. E sì, resta il simbolico, che è la bandiera, che adesso è stata quindi ripristinata, ma ora c'è una grande delusione anche tra gli indigeni, una grande delusione, perché hanno sentito disattese molte delle loro, dei loro desideri, ma non solo, proprio della loro, di come la loro identità era stata recuperata. Hanno visto che poi non era una questione di identità, ma in certi casi è un po' una questione di potere. Questo purtroppo fa parte della storia umana. Io credo che con ciò bisogna parlare ancora bene di quel processo di cambio, come veniva chiamato laggiù, che era stato molto importante e che aveva portato il popolo a una nuova dignificazione, una dignità molto più viva. Che è importante perché la prima cosa che è successa nei popoli conquistati è aver tolto la dignità. Dal 1492, ora in Bolivia sono arrivati gli ultimi pezzi della colonizzazione, dell'evangelizzazione, perché poi erano stati frenati anche un po' dagli Incas, che del Perù, che erano molto organizzati, era una società molto interessante e molto forte. Quindi in Bolivia arrivano nella parte finale, diciamo, della colonizzazione, ma voi pensate Messico, Centro America, tutta la parte del Caraibi,
c'è stata la distruzione totale, l'annientamento totale. E nella parte nostra c'è stato proprio questo annientamento di dignità. Tutti infatti dicono sono complessati, hanno dei problemi di identità, e ci credo. Cioè, di madre in figlia, di padre in figlio, si trasmettono queste ferite molto grandi, perché è stato proprio, come diceva il filosofo e teologo Enrique Dussel, argentino, poi emigrato in Messico durante le dittature argentine, lui diceva è la negazione dell'altro, proprio la negazione dell'altro. E credo che questo ha lasciato una ferita molto, molto grande, molto grande. Però, ecco, secondo me quello che è positivo è che comunque la loro testa e il loro cuore, chissà anche la loro anima, è diversa dalla nostra. Per cui puoi appiccicarle tutto quello che vuoi, ma in qualche modo riescono a trasformarlo. L'abbiamo visto appunto col cristianesimo loro sono molto creativi. Non è vero che Latino America è un continente cattolico, non è mai stato, secondo me, adesso ancora meno, perché c'è una presenza molto forte di altre confessioni cristiane, però non l'è mai stato, perché almeno per quanto riguarda i popoli indigeni, poi certo Cile, Argentina, Uruguay sono popoli più europei, e lì allora sì il cattolicesimo ha avuto un grande ruolo, ma tra i popoli indigeni non li abbiamo mai convinti totalmente. Grazie veramente tanto anche per questo passaggio, è fondamentale, sono pezzi che ci mancano e personalmente ritengo che dobbiamo conoscerli, perché quando noi siamo attori politici anche nel nostro piccolo, privilegiati, perché viviamo in una zona del mondo privilegiata e che i privilegi si viene anche conquistati con la violenza. Dobbiamo ricordarci delle persone con cui abbiamo a che fare e nei confronti delle quali scontiamo sempre anche passivamente un vantaggio geografico ed economico. Quindi mi sembrava importante ogni tanto ricordare questo tipo di rapporti che abbiamo noi, proprio come appartenenti a questa zona del mondo, a questo Occidente con gli altri. Veramente, grazie veramente tanto, professoressa, per questa sua bellissima lezione, diciamo lezione, ma è chiacchierata, ma ci ha insegnato tantissimo, perché effettivamente anche io ho preso parecchi appunti, ma penso che tutti siamo stati molto colpiti. Ci serviva, ci serve, noi con la spiritualità ogni tanto un passaggio lo facciamo, è fondamentale per il nostro modo di intendere anche la formazione politica. Quindi a nome del circolo il più grande ringraziamento e l'augurio insomma di star bene e di avere anche un buon fine settimana a questo punto, una buona domenica, come dice il Papa. Grazie tante. Grazie a voi, davvero, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti e a tutte. Ciao.